Nell'ambito dei numerosi eventi dedicati anche quest'anno dall'amministrazione comunale di Napoli alla giornata della memoria in ricordo delle vittime della Shoah e contro tutti i razzismi, si è svolta questa mattina nella zona del Borgo Orefici la cerimonia in ricordo di Luciana Pacifici. La città non vuole dimenticare, si impegna quotidianamente affinché nella memoria si traggano le ragioni per resistere, per lottare per i diritti e la giustizia ed evitare che tragedie criminali del passato, anche se in forme diverse, si possano, come accade, ripetere. Questa è una città che ha saputo nella sua storia resistere, che ha nel DNA i valori di libertà, giustizia, uguaglianza e fratellanza, lo testimonia ogni giorno, l'ha testimoniato nel passato, sta testimoniando oggi e lo farà sempre, a cominciare da questo luogo, proprio per dare un senso alla verità storica, alla memoria e alla giustizia. Abbiamo tolto la lapide di un uomo all'epoca dello Stato, un magistrato a cui era intestata questa strada, ma troppi avevano dimenticato, tradendo la memoria, che era stato anche presidente del Tribunale della Razza, e noi abbiamo messo invece il nome di Luciana Pacifici, una bimba morta durante l'Olocausto. Ecco, memoria significa anche verità. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha deposto una corona di alloro nei pressi della targa dedicata alla bambina napoletana di famiglia ebrea, morta a soli 8 mesi su un vagone che la stava portando ad Auschwitz. La strada era stata intitolata infatti nel 2015 a Luciana, che ha preso il posto nella toponomastica cittadina di Gaetano Azzariti, giurista fascista che nel 1938 fu presidente del Tribunale della Razza.